Il riconoscimento più atteso, certamente quello più prestigioso, arriva a fine ottobre. Le Marche. Le nostre Marche sono al secondo posto tra le regioni più belle del mondo, tra quelle cioè da non perdere e dunque da visitare, dietro solo alla più esotica Via della Seta. E ad attestarlo sono gli esperti, i viaggiatori, gli autori delle guide Lonely Planet, il colosso australiano delle guide turistiche, una sorta di Bibbia del settore. Un riconoscimento che premia certo l'impegno degli amministratori a tutti i livelli, ma soprattutto la laboriosità, la capacità di intraprendere, l'ospitalità dei marchigiani. Messa all'angolo da una crisi che ancora investe l'Europa e mezzo mondo industrializzato, colpita da un terremoto devastante che ha provocato morti e danni ingenti, la regione ha saputo rialzare la testa con dignità, puntando sulle sue immense ricchezze turistiche, artistiche, culturali e enogastronomiche. L'anno che si chiude è stato vissuto alla grande, nella musica per esempio, per tutti i gusti e per tutte le età. Pesaro, insignita del titolo di città UNESCO della musica, appunto, sfoderando il miglior repertorio di Gioachino Rossini nella tradizionale rassegna dedicata al grande compositore. Macerata ha risposto da par suo, con numeri da record al Festival dello Sferisterio, e poi musica per i più giovani e non solo. Il concerto evento di Jovanotti al Lido di Fermo, un bel esempio di come tanti giovani possano stare insieme, divertirsi, ascoltare belle canzoni senza creare problemi di ordine pubblico. Per non parlare del Summer Jamboree a Senigallia, divenuto ormai un appuntamento internazionale irrinunciabile per migliaia di nostalgici dei mitici anni 50. E sulle piane dei luoghi del terremoto, Neri Marcorea ha proseguito per il terzo anno consecutivo il suo Risorgimarche, perché nessuno dimentichi le devastazioni del terremoto. Già, il terremoto, le istituzioni, i massimi livelli, assieme agli amministratori, hanno continuato a far sentire la loro presenza concreta alle popolazioni colpite dal sisma. Lo hanno fatto il Presidente della Repubblica, Mattarella, e quello del Consiglio Conte, in maniera non rituale, ascoltando la gente, dando assicurazioni tutt'altro che formali per la ricostruzione. Emozionante, per non dire commovente, poi la visita di Papa Francesco a Camerino e il suo incontro, le sue preghiere con gli sfollati e le comunità colpite dal sisma. Santo Padre, che cambiando la secolare tradizione del Vaticano è voluto andare a Loreto per firmare lì, nella Basilica Mariana, la lettera pastorale per i giovani e la famiglia. Ma non ci sono stati solo musica e concerti, anche alta poesia. L'occasione è il bicentenario della Stesura dell'Infinito, la lirica più bella, certamente la più conosciuta di Giacomo Leopardi. E alla cerimonia di riapertura dell'orto del celebre Colle di Recanati ha voluto essere presente ancora il Capo dello Stato. E poi mostre, tante mostre d'arte, un po' in tutti i centri della regione, mostre anche in questo caso di altissimo livello. Ne ricordiamo solo alcune: Lorenzo Lotto a Macerata, Gentileschi a Fabriano, Leonardo e Vitruvio a Fano. I borghi, 1000 borghi storici delle Marche, decine le bandiere arancioni del Touring Club che si aggiungono alle tante blu assegnate alle località costiere. I borghi, dicevamo, si sono animati di turisti, curiosi, semplici spettatori interessati a seguire le tante manifestazioni, la maggior parte delle quali in costume d'epoca, e magari poi assaggiare le eccellenze enogastronomiche per le quali la nostra regione non è seconda a nessuno. Dal tartufo al ciauscolo, dalle castagne ai formaggi, dalle cozze al brodetto all'olio extravergine, al vino conosciuto e apprezzato ovunque, i nostri centri assumono, a seconda delle stagioni, i più vari colori, sfoderando i sapori migliori. Ma dicevamo di una crisi economica che sembra non avere mai fine. Le Marche non mollano, anzi si attrezzano per essere ancora più competitive e propositive. Così Fabriano, città creativa UNESCO, durante l'estate diventa una sorta di laboratorio a cielo aperto dove si ritrovano i rappresentanti di 180 città dei 5 continenti per parlare del futuro delle comunità e di sviluppo sostenibile. E poi le camere di commercio provinciali si uniscono per dare maggiore assistenza e maggiore supporto alle piccole e medie imprese, autentico motore di sviluppo, tessuto connettivo del nostro sistema produttivo, dando vita ad un unico ente regionale che si colloca al quinto posto tra le camere di commercio del paese per numero di imprese associate.
Ma non solo, la regione non perde di vista i trasporti e le grandi reti di comunicazione necessari per collegare le Marche al resto del mondo, provando a rilanciare l'aeroporto di Falconara, un rilancio con un occhio rivolto a nuove rotte verso l'enorme potenziale mercato cinese. E ancora, il porto di Ancona si afferma anche come polo strategico croceristico, mentre Fincantieri annuncia massicci investimenti per il potenziamento dell'arsenale e la costruzione di grandi navi, senza dimenticare la realizzazione delle imbarcazioni di lusso di cui le Marche sono leader indiscusso nel mondo. L'apertura infine di una stazione ferroviaria all'interporto della Vallesina permetterà un collegamento diretto e quindi più rapido dei treni merci con le linee ferroviarie nazionali. Comunicazioni materiali, sicuro, senza dimenticare però quelle immateriali. Le Marche infatti si apprestano a dotarsi di una connessione a banda ultra larga, necessaria per essere sempre rapidamente connessi. Per ultimo, ma non certo ultimo, lo sport. Anche in questo caso tanti successi registrati dai nostri giovani e dalle nostre squadre, ad iniziare dalla Lube Civitanova di volley, la quale è riuscita un'impresa a dir poco esaltante. In Brasile infatti si è laureata campione del mondo dopo aver vinto tutto, ovvero i titoli di campione d'Italia ed Europa. Complimenti davvero! Vince lo scudetto del campionato di calcio a 5 l'Ital Service di Pesaro. La squadra, nata dalla passione e dall'intuizione di un imprenditore di Valle Foglia, ha così esordito nella Champions del calcio a 5. E ancora uno scudetto nazionale, questa volta ottenuto dai ragazzi del Santo Stefano Avis di Porto Potenza Picena, di basket in carrozzina, e il primo della loro storia arriva al termine di una stagione sorprendente e a dir poco straordinaria. Infine la bicicletta, il campione Vincenzo Nibali è il testimonial delle Marche per la promozione del turismo outdoor e del bike, un settore, quello della bicicletta, come mezzo di trasporto ecosostenibile in cui la regione crede molto, investendo grosse risorse nelle ciclovie. Ma in occasione della giornata in cui si festeggia una regione che con orgoglio, tenacia, passione e professionalità ce la fa, rialza la testa e scala le classifiche, non si può non ricordare un'altra eccellenza. Sicuramente non comparirà in nessuna guida turistica o di viaggi, ma è un successo, un'impresa che ci deve ugualmente riempire di orgoglio perché riguarda la nostra salute e dunque coinvolge tutti noi. Ci riferiamo a quanto accaduto agli ospedali riuniti di Torrette di Ancona, centro sanitario regionale polispecialistico dove è stato effettuato il primo intervento di trapianto del cuore, con uno artificiale. Insomma, non sembra azzardato affermare che le Marche stanno attraversando un nuovo rinascimento, un rinascimento marchigiano proprio come il tema scelto per la mostra appena inaugurata da Ascoli Piceno, mentre prosegue la rassegna dedicata a Raffaello in corso alla Galleria Nazionale per i 500 anni dalla morte del grande pittore di Urbino. E per chi crede, per tutti coloro che arriveranno al Santuario della Santa Casa, c'è l'eccezionale opportunità concessa da Papa Bergoglio, ovvero l'apertura a Loreto della Porta Santa per il Giubileo straordinario dedicato all'Immacolata, patrona dell'Aeronautica Militare e degli aviatori e tanto cara ai marchigiani. Insomma, auguri Marche, non finirai mai di stupirci, 100, anzi 1000 di questi giorni, con tutto il cuore.